Buongiorno a tutti carissimi amici e bentornati sul mio canale. Oggi parliamo di una pianta assolutamente meravigliosa che si chiama Polycias Fabian ramificato. Ecco qua il nostro bellissimo Polycias, che è anche detto Scutellaria Fabian, che ha queste bellissime foglie di colorazione verde molto intenso scuro e anche molto molto lucido, che cercherò di farvi vedere mettendole un pochino a fuoco, sperando che si veda. E sono veramente di un verde super brillante, molto scuro e veramente veramente decorativo. È una pianta originaria dell'India e in natura diventano dei veri e propri alberi, anche come dimensioni. E guardate qua che bel fusto, tronco proprio, un vero e proprio tronco, ma state tranquilli perché in appartamento non raggiunge mai delle dimensioni troppo troppo grandi, cresce abbastanza lentamente ma raggiunge tranquillamente col tempo e gli anni anche il metro e mezzo, due di altezza all'interno dei nostri appartamenti. Se ne acquistiamo uno di queste dimensioni, cercherò di farvi vedere come dimensione rispetto a me, potete stare tranquilli perché appunto la crescita sarà sì costante ma comunque contenuta e quindi non andranno a prendere troppo troppo spazio nel breve periodo. Io trovo che sia una pianta veramente molto molto interessante e la cosa bella è che è anche veramente facile prendersene cura. Ora che l'abbiamo osservata da vicino, andiamo a vedere quali sono le regole per appunto tenerla al meglio all'interno dei nostri appartamenti. La temperatura sotto la quale non può scendere sono 13-15 gradi. Quindi, come tantissime altre piante di cui abbiamo parlato già in passato negli altri miei video, è perfetta anche lei per stare all'interno di casa. Sta benissimo sia in inverno che in estate nei nostri appartamenti e se desideriamo per forza metterla all'esterno, assolutamente è da riprendere dentro appena le temperature iniziano a scendere in autunno. Come luce siamo veramente fortunati perché questa pianta è un amante della mezz'ombra. Questa è una cosa molto rara, se avete visto altri miei video dove parlo di una pianta in particolare saprete sicuramente che quasi la totalità delle piante di cui parlo ama tanta tanta luce ma mai diretta, sempre luce schermata. Quindi solitamente consiglio di non posizionarle sotto il sole cocente all'esterno quando decidiamo di portarle appunto al di fuori delle nostre abitazioni e anche quando le teniamo all'interno di non metterle troppo vicino a una finestra. Per chi ha una casa molto luminosa non è mai un problema soddisfare la necessità di luce delle proprie piante, ma chi ha una casa poco luminosa, magari quasi totalmente esposta a nord o comunque con stanze poco luminose, è sempre un problema andare a scegliere una pianta che non rischi di soffrire. Quindi, cari amici dalle case poco luminose, sono super felice di dirvi che questa pianta è assolutamente perfetta per voi. È molto bella e molto decorativa in ogni stanza. Secondo me sta bene anche in un bagno o in una camera da letto dove spesso si trovano esposizioni a nord o un pochino meno luminose. La consiglio molto anche per gli uffici e in generale per attività commerciali che possono non avere zone luminose ma possono avere la necessità di dover decorare un angolo piuttosto che una parete e sicuramente questa pianta è perfetta ed è molto molto elegante da vedere anche per un ambiente lavorativo. Il suo portamento si presta veramente a qualunque tipo di ambiente, spero che dalle riprese si noti. Immaginatevela sopra una bellissima mensola, magari con un sottovaso un pochino elegante, con questo bel fusto e queste foglie e crescendo comunque ne sviluppa di varie dimensioni, anche più piccoline come queste qua che ci sono in basso, fino ad avere quelle più grandi come possiamo avere qua sopra. Comunque un pochino per via della lucentezza delle sue foglie, un pochino per via del colore scuro, la trovo veramente una scelta azzeccata in qualunque tipo di ambiente. Per quanto riguarda il suo fabbisogno idrico, io ricordo sempre la regola del dito, che è quella che secondo me è assolutamente infallibile per capire quando le nostre piante hanno bisogno di bere. Controllate sempre sotto alla superficie del terreno se la pianta è ancora molto molto umida e in quel caso assolutamente aspettare. Anche lei non ha bisogno di avere un terriccio sempre troppo umido e assolutamente sono da evitare completamente i ristagni nel sottovaso. Che utilizzate il vostro dito o uno stecchino un pochino più profondo in legno per verificare appunto nella parte più bassa il livello di umidità del terreno, la cosa importante è che non arrivi ad essere
particolarmente secco perché non ama un terriccio troppo secco, ma neanche troppo umido. Quindi attendiamo e valutiamo, e come ricordo sempre, delle due, se siamo in dubbio, è meglio aspettare piuttosto che dare da bere un pochino prima rispetto a quando ne ha bisogno, perché è assolutamente semplice rimediare aggiungendo acqua quando una pianta ha sete, piuttosto che quando se ne ha data troppa rischiamo marciumi radicali e non ci sono soluzioni. Unica nota dolente a mio parere è che questa pianta non è pet friendly, quindi attenzione se abbiamo animali domestici abbastanza curiosi che vanno intorno alle nostre piante, perché questa può essere tossica per loro e non è adatta. Ci sono davvero tantissime altre piante molto molto belle, perfette anche per gli animali domestici più impertinenti, come ad esempio le calatee, e vi lascio qua sopra un video che ho fatto poco tempo fa sull'amaranta lemon lime, che anche quella è una pianta bellissima, molto decorativa e pet friendly. Bene amici, questo video è finito, vi ho detto tutto quello che so su questa meravigliosa pianta, spero che vi sia piaciuta e vi sia interessata. Non è una pianta super comune, non si trova sempre disponibile, io da quando l'ho vista la prima volta me ne sono totalmente innamorata e penso sia veramente unica. Se non la conoscevate scrivetemelo qua sotto in un commento, anche al contrario se la conoscevate o se addirittura l'avete in casa, e magari scrivetemi come ve ne prendete cura e come vi state trovando. Io e lei speriamo che questo video vi sia piaciuto e vi ricordiamo di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto, perché ci siamo, stiamo crescendo piano piano, siete sempre di più e questa cosa mi fa davvero tantissimo piacere. Lasciate un bel like se questo video vi è piaciuto e perché no, se vi interessano altri video di questo tipo andate a vedere tutti quelli che ho già fatto riguardo ad altre piante in particolare. Un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!